L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. 3, 2, 1. Il countdown è finito. Eccovi le ultime novità della collezione autunno-inverno. Rita Severin Abbigliamento veste anche d'inverno, l'uomo e la donna. I nostri brand storici ti accompagnano in tutto il percorso della vita e ti vestono da sempre con novità straordinarie. Casual, elegante, cerimonia. Rita Severin Abbigliamento veste tutti. I nostri locali, perfettamente sanificati, vi aspettano in via Tenente Carella a Roccella Ionica. Rita Severino Abbigliamento, storicamente unici. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Buon martedì 16, eccoci ad un nuovo 60 News, approfondiamo, aggiorniamo, ci intratteniamo con un ospite ogni sera. Si devono troppi atti intimidatori, già sapete un po' l'argomento che tratteremo, ma non sarà l'unico perché andremo a spaziare in lungo e largo. E uno, ecco, a tal proposito devo anticiparvi anche, noi ogni sera ci occupiamo di argomenti differenti con un ospite che ci parla di un argomento precipuo, si tratta di tecnici, di eventi eccetera eccetera, però abbiamo, almeno ognuno di noi si regola a proprio modo, ma un po' tutti, ecco, quasi allo stesso modo, abbiamo quei 5-6 ospiti, no, che chiamiamo di tanto in tanto, che sono fortemente impregnati nella società, che quindi possono parlare a tutto tondo di quella che è la comunità propria, in questo caso Siderno. Intanto lo presento, lo saluto senza farlo attendere più di tanto, ecco, così svegliamo anche chi è la presenza di questa sera, è in Antonio Comis, già assessore all'ambiente a Siderno. Buonasera Pino, buonasera a tutti. Ecco, grazie. Dicevo, di tanto in tanto abbiamo, è un privilegio credo, no? Insomma, abbiamo quei 5-6, ognuno di noi ha quei 5-6 ospiti fissi che di tanto in tanto fanno ruotare per parlare a tutto tondo della comunità e della comunità propria, delle comunità rivierasche della Calabria, dei problemi che attanagliano le nostre terre. E Siderno perché insomma è inutile stare qui a riepilogare, a fare una rendicontazione dell'ultima settimana che è stata molto triste, dalla felicità, che c'è ancora per carità, per altri aspetti della nuova amministrazione in casa, fatta in casa, democraticamente eletta, però d'altra parte nella stessa settimana poi si è scatenata insomma tutta questa escalation di atti intimidatori che ci hanno fatto risprofondare e ricordare certi momenti non fastosi della vita sociale di Siderno, perché Siderno ha attraversato anni terribili, faida e non faida eccetera eccetera, e questi fatti insomma fanno ripiombare nella desolazione un'intera comunità. Sgomenta anche ovviamente anche le comunità vicinorie. Allora, che succede a Siderno Comis? Pino, guarda, non ti nascondo la mia amarezza, oggi è
Oggi è quasi un mese dall'elezione della nuova amministrazione comunale, nuovo sindaco. Moltissimi cittadini siternesi guardavano a questo evento come la rinascita per la comunità dopo anni di buio, anni di commissariamento. Ti dirò, Pino, quando mi hai invitato ancora non si sapeva di quest'ultimo agguato fatto ai cittadini siternesi. L'ennesimo sfregio che qualche delinquente di turno commette verso tutti i cittadini di Siderno, verso l'amministrazione comunale, verso il consiglio comunale, verso tutti i dipendenti comunali, verso tutti gli strati della società civile a Siderno. Credo che noi oggi abbiamo bisogno di, i sidernesi oggi abbiano bisogno di chiarezza assoluta. Ieri sera, e questa è una cosa di cui mi compiaccio, c'è stato il comitato, una riunione del comitato per l'ordine e per la sicurezza, convocato dal prefetto di Reggio Calabria proprio a Siderno, quindi questo a testimoniare l'attenzione che c'è su Siderno per cercare di capire quella che è la strategia che la delinquenza sta portando in atto. Ora, come memoria storica, ecco, anche questo è un particolare rilevante, perché poi tra l'altro anche io oggi sono stato 10 minuti a leggere tutti quanti i messaggi che arrivavano, la Vorgese, insomma, Boccia, insomma, persone di un certo calibro di governo. Ecco, quindi possiamo dire che Siderno, la neosindaca, non è sola. Probabilmente quell'isolamento che è nociuto tantissimo in tempi passati, perché, come ricordavo prima, non voglio fare questo accostamento perché erano molto più terribili quei tempi, no? Tempo della faida, eccetera, eccetera. Non voglio fare, per carità, certi anzi, speriamo che, insomma, questo abbia facile soluzione, perché pare che ci sia una matrice, no? Insomma, ci siano poche mani coinvolte. Il discorso della diavolina, quello che è stato ritrovato, le prime indagini, quello che, insomma, già traspare da questi primi indizi che abbiamo. Però, insomma, in passato Siderno si è trovata da sola, o no? Guarda, io credo che Siderno abbiamo tutti un po' di bianco, in barba e in capelli. È stata per moltissimi anni lasciata veramente da sola da tutto il mondo politico istituzionale italiano e calabrese, emarginate. Io credo che ancora questo status Siderno non l'abbia ancora del tutto eliminato. Io sono convinto che la sindaca Maria Teresa Fragomeni, che abbraccio virtualmente, tutta l'amministrazione comunale, il consiglio comunale, la giunta, non sono soli, perché hanno dalla loro parte tutta una cittadinanza che oggi sta reagendo in maniera forte, tant'è che la reazione è stata di sdegno, è stata unanime. Non c'è organismo, non c'è associazione, non c'è partito politico a Siderno che non si sia fatto sentire proprio a sostegno di quello che è un atto, e voglio ripetermi, che è stato commesso verso ogni cittadino di Siderno. Quindi, il compito quindi delle forze dell'ordine, che sia chiaro. Io mi auguro, come dicevi tu, che le forze dell'ordine abbiano già un'idea su quella che è la matrice. Pare da quello che si legge sulla stampa che ci sia un unico disegno rispetto a quello che è successo negli ultimi 30 giorni, i vari incendi, certo. E mi auguro che presto possa essere assicurata alla giustizia la persona che ha commesso queste cose, e soprattutto Siderno e i sidernesi oggi abbiano bisogno di verità assolute e di chiarezza. Spero che questa chiarezza sia presto portata sui tavoli della giustizia, perché il processo democratico è iniziato, e mi auguro che ognuno per la propria competenza possa dare il suo contributo. Io, al di là del colore, di chi siano le persone, il suo schieramento, la sua posizione, eccetera, eccetera, io qui, lei è nelle vesti di opinionista questa sera, sì. Opinion leader, sì. Quindi lasciamo perdere poi la casacca che ha vestito, se è candidato o non candidato, eccetera, eccetera. Le ripeto, lei fa parte di un lotto di opinionisti che, insomma, si alternano qui dinanzi alle nostre telecamere. Ecco, a mente serena, come apostroferebbe questi anni di non governo diretto democratico, come sono stati per Siderno? Allora, guarda, quanto freno c'è stato, cosa? Io dico, ho detto sempre e dico sempre una cosa.
Il commissariamento sicuramente è un provvedimento che in passato si è rivelato forse troppo per i sidernesi, cioè perché poi a pagarne il prezzo sono stati i sidernesi, però credo che da quella lezione Siderno debba imparare tanto, la politica debba imparare tanto da quella lezione e oggi mettere le basi perché affinché ciò non avvenga mai più. Il commissariamento, Pino, tu mi insegni, un prefetto non può essere mai un sindaco democraticamente eletto, non può assolvere mai ai doveri e agli obblighi di una giunta, di un consiglio comunale che conoscono il territorio, che conoscono i cittadini, che conoscono la realtà. Quindi qualcuno in passato diceva che il peggior sindaco è sempre migliore del commissariamento, di un commissario. Nel 2021 è inutile dire che insomma un commissario non è che non lo faccia perché non abbia volontà o poteri o cosa, però insomma ha dei compiti ben precisi, un'amministrazione comunale, sgangherata che sia tra virgolette, ecco, è sempre animata da quella passione, assolutamente, insomma, di buttare il cuore oltre l'ostacolo. A volte, credimi, si agisce quando si amministra, la palla in avanti la butta, ecco, esattamente, così. Anche a volte si agisce borderline. Purtroppo parleremo di calcio pure, si agisce sempre borderline, soprattutto per il bene della comunità. Io mi metto nei panni di chi oggi amministra e so che è difficilissimo. Il compito è davvero arduo, oggi chi amministra ha bisogno di condivisione con tutte le forze sociali, certo, e politiche, soprattutto con le forze di opposizione. Io da questo scranno voglio ribadire questo concetto. Oggi la condivisione sostanziale, non fatta a chiacchiere, è fondamentale, perché oggi Siderno ha bisogno di ritrovarsi, di ritrovare unione, non commettere errori dividendosi su tematiche solo a fini politici. Credo che bisogna andare avanti rispetto a queste prerogative e comunque farlo con i fatti. Al di là di colpe e non colpe, di leggi e leggine, di regole e di non regole, ecco, la caracciola ormai è entrata nel cuore dei sidernesi, una sidernese a tutti gli effetti, una sidernese d'adozione, vuol dire, insomma, è un fatto da record, no? Per quanto riguarda il lungo periodo di commissariamento a Siderno, che non ha... Guarda, non ha pari. Ho voluto cogliere la tua nota di Renio. Io ho avuto modo di discutere anche con la dottoressa, ti assicuro che ci hanno anche provato a dare un contributo prezioso a Siderno, con tantissimo impegno. Non ho condiviso le ultime uscite pubbliche, quella nella fattispecie in cui si cercava di dare responsabilità a una comunità che comunque è divisa. Credo che Siderno, proprio questo è il punto, debba ritrovare quella unità, ma debba assolutamente ritrovare degli organismi democraticamente eletti, e oggi come mai credo che la legge sullo scioglimento dei comuni vada assolutamente rivista, e anche il ruolo delle forze dell'ordine e della prefettura in queste situazioni è assolutamente fondamentale. Sarà sempre molto tardi, perché è che lo diciamo da diverso tempo. Adesso diciamo così che il colpo dato a tanti comuni, non soltanto a Siderno, sì, è stato alquanto deleterio, ed è un discorso insomma che dura da pure parecchio tempo. Dunque, sempre svestito da quei panni che dicevo, ecco, cos'è le cose che sono piaciute e non piaciute di queste ultime elezioni a Siderno? Guarda, basta analizzare intanto, come parlavamo di frammentarietà e di divisioni, intanto per la prima volta a queste elezioni si sono viste 5 compagini affrontarsi, quindi per la prima volta 5 coalizioni si sono affrontate, e dal 93, dal 94 non si andava al ballottaggio, quindi oggi chi amministra ha vinto, perché ha vinto il turno di ballottaggio. I tre schieramenti più votati sono, alla fine poi sono arrivati i primi due a contendersi il primato, hanno comunque
condotto una campagna elettorale a tratti anche molto dura, se posso permettermi, credo uno degli errori di qualcuno è stato proprio quello di entrare sul personale e di coinvolgere la sfera personalistica in campagna elettorale. Io credo che una maturità che Sereno deve comunque trovare, quella di cercare di separare le due sfere, quella dell'attività politica, delle idee diverse, piuttosto che l'attacco alla persona. Oggi una strategia che non paga, assolutamente, anche perché non sono state le consultazioni un po' particolari, assolutamente non paga, si tornava a votare dopo, come detto, esatto, 12 anni di commissariamento. L'attenzione da parte dei cittadini e non solo era massima, e credo che comunque bisognava essere più responsabili. Qualcuno lo è stato, qualcuno meno, ma credo che da qui bisogna imparare, soprattutto governando. I responsabili sono stati premiati? Ma guarda, alla fine non lo so, oggi poi lo vedremo, la storia lo dirà, il tempo ci dirà, perché credimi, oggi non è affrontare una campagna elettorale e vincere, non è vincere le elezioni, sì, è riuscire ad amministrare nel bene della collettività, e non è una cosa facile, credo, come mi ripeto in questo, sì, in questo concetto, per amministrare nell'interesse della collettività bisognerà coinvolgere tutte le forze politiche che comunque sono presenti in Consiglio Comunale. Abbiamo seguito le consultazioni, i candidati, il parere dell'uno, dell'altro, ma ancora prima, ecco, del consulto, anche quando si era insomma abbastanza lontani da questa scadenza, anche perché, ripetiamo, è durato tantissimo questo commissariamento, hai voglia ai salotti che ne abbiamo fatti. Chiacchiere che sono state insomma realizzate per vedere un po' cosa bisognava fare a Siderno, cosa si andava perdendo, cosa bisognava salvaguardare, quali erano i propositi, le priorità e quante ne abbiamo dette. Adesso però è il momento di rimboccarsi le maniche, cioè il momento giusto per ricominciare, e si rischierà di fare confusione e volendo per l'ennesima volta. Adesso che bisogna farlo, no? Perché il momento è quello giusto, ecco, da dove bisogna partire? Guarda Pino, io questo l'ho detto più volte e lo voglio ribadire anche lei, qui. Certo. Allora, a Siderno bisogna ritornare alla politica, bisogna ritornare al ruolo fondamentale dei presidi partitici. Se c'è uno sconfitto in queste elezioni amministrative, credo questa sia proprio la politica. Infatti, come tu ben sai, una città come Siderno non può permettersi il lusso di non avere simboli di partito politico, quindi questa è una responsabilità che va accomunata da una parte a chi gestiva le sigle dei partiti, è una parte da chi quei partiti li rappresentava e li ha rappresentati per anni a Siderno. Mi riferisco principalmente ai partiti di centrodestra, assenti dal punto di vista simbolico della città più importante del territorio, l'atteggiamento quasi schizofrenico di tantissimi rappresentanti che fino a qualche giorno prima delle elezioni rappresentavano con il petto gonfio, no, il centrodestra, e che poi hanno fatto altro, no? Non sono né riusciti a trovare un candidato che facesse sintesi per il centrodestra, e non solo, hanno votato il centro-sinistra, cioè, quindi questo è chiaro, no? Io però credo che la gente, questo poco importa, insomma, sinistra, destra, la gente adesso vuole sentire insomma sui temi, sicuramente, però Pino, società. Sicuramente i temi da affrontare saranno tanti, perché si devono attenzione. Io vorrei che facessimo un passo in avanti e partirei proprio da quelle che erano le sue responsabilità, le sue competenze, perché poi di ambiente e quanto se ne è parlato, discusso, quante problematiche poi sono sorte, eccetera eccetera, discarica, non discarica, puzze, contro puzze, eccetera eccetera. Ecco, per quanto riguarda l'aspetto ambientale, lei cosa farebbe insomma nel caso in cui... Allora, intanto Siderno si trova... Avesse la coscia in mano. Siderno, come questo è un dato che accomuna tutta la Locride, si trova in una situazione particolare. Intanto Siderno accoglie l'impianto, il TMB, l'impianto di trattamento, che funziona
ad oggi a mezzo servizio, proprio perché post incendio, ricordi, c'è stato l'incendio che lo ha danneggiato, oggi aspetta di essere riammodernato, quindi so che c'è un progetto che presto sarà realizzato, e quindi l'augurio è che l'impianto della Puzza sia reso comunque fruibile e comunque funzionante, cioè che questa Puzza non ci sia più, ma chi amministra Siderno oggi debba pretendere da parte dei comuni del comprensorio che si individui all'interno del proprio territorio una discarica di servizio a questo impianto, perché questo impianto poco vale se non ha impianti che possono essere utili a farlo funzionare. In questo caso è chiaro il fatto che serve una discarica di servizio a questo TMB da individuarsi in uno dei comuni della Locride, e questa è una scadenza che comunque la città metropolitana ha dal giugno 2020, cioè ancora la città metropolitana che si occupa, che gestisce gli impianti in provincia di Reggio Calabria, ancora non ha individuato, per quanto riguarda il territorio della Locride, una discarica che serva l'impianto TMB di Siderno, e questo rischia di mandare in tilt tutto il sistema, non solo per il comune di Siderno, ma anche per tutti i comuni del comprensorio. Certo. Ascolti, ma io penso alla giornata di oggi, no? Una giornata bellissima, primaverile, no? Calda, un clima formidabile, una terra preziosa, però che non riesce a vendersi. Io poi farei un legante con il discorso iniziale che facevamo, cioè la criminalità. Noi speriamo che insomma sia un vigliacco, un paio di vigliacchi che siano responsabili di quello che sta accadendo, pochi vigliacchi di quello che sta accadendo a Siderno, ma ecco, parliamo di criminalità anche organizzata, di 'ndrangheta, eccetera, eccetera. È solo responsabilità precipua di questa, perché questa terra non riesce a vendersi per come dovrebbe, perché ha mille e mille eccellenze, mille e mille risorse. Perché siamo ancora, anzi, credo che qualche passo indietro si stia facendo in questi ultimi anni. Guarda Piero, non ti nascondo che sotto molteplici aspetti, molto lavoro da parte della magistratura è stato fatto, la criminalità è stata combattuta in lungo e in largo. Stamattina l'ultima operazione a Reggio Calabria che ha smantellato contro i Mole. Quindi il lavoro c'è ed è costante. Io credo che l'atteggiamento debba cambiare nei cittadini calabresi. Però sono clan che ormai non operano più dalle nostre parti, perché qui ormai siamo alla frutta, o anche quella insomma è stata consumata, perché ormai ci occupiamo di porti di Livorno, insomma, così andiamo a vedere un po' le economie, là dove ci sono le economie, no? In Brianza, eccetera, eccetera. Qui non è rimasta Como, neanche la frutta. Perché il problema forse spesso è che nel contrastare la criminalità spesso si inibisce anche l'economia, quella legale. Ma questa qui potrebbe essere anche il bene nel male, nel senso che potrebbe essere forse il momento giusto per la ripartenza. Ce lo auguriamo, Pino, guarda, ce lo auguriamo, perché come dicevi tu, una giornata come quella di oggi, bellissima, primaverile, ci mette l'amaro in bocca, perché una regione come la Calabria, che a 20 minuti ha il mare e la montagna con percorsi e scenari spettacolari, con le escursioni che si possono fare in montagna, con dei centri storici davvero incantevoli, credo che la Calabria oggi rappresenta uno scrigno che può essere valorizzato e deve essere valorizzato soprattutto da chi amministra questi posti, e cercando di agire sempre nella legalità e con coscienza, soprattutto dando un insegnamento alle generazioni future. Noi approfittando di questo discorso, che l'andrangheta con la N maiuscola forse è andata altrove, magari io mi auguro che l'andrangheta con le risorse che abbiamo, io mi auguro che l'andrangheta con la N maiuscola se ne sia andata a quel paese, più che altrove. Sì. Assolutamente. Poi anche con le enormi opportunità che abbiamo, PNRR, eccetera, eccetera, assolutamente. E anche per questo. Posso rifare, proprio prima di lei, l'ultimo ospite che ho avuto qua da Santa News, noi spesso alterniamo, no, le presenze alla videoconferenza, alla remota, eccetera, eccetera, c'era qui proprio il segretario nazionale della Federazione Nazionale Agricoltura,
calabrese d'altronde, e faceva: io ancora non riesco a capire, eppure il mio mestiere, cioè a Nord Italia non c'è un angolo, un terreno che sia libero, si cerca pure di fare, insomma, là dove è anche impossibile, magari terreni non agricoli, e qui in Calabria assolutamente il deserto. Non solo, è differenza poca questa. Non solo, ma noi paghiamo un doppio scotto, perché non solo si drenano risorse affidandole a società che fanno dell'agricoltura fasulla il male di questa terra, ma poi alla fine non coltiviamo le terre, non ci occupiamo di quello che potrebbe essere un settore che in Calabria potrebbe dare tantissimo. Una vera economia. Se pensiamo al bergamotto, se pensiamo a tantissime efficienze che ha la Calabria, che non sfrutta adeguatamente. Quindi questo è un peccato e su questo ci sarà molto da lavorare. Come dicevo prima, serve progettualità, soprattutto per il PNRR, servono progetti, servono tecnici, servono professionisti, e qui il mio augurio che moltissimi professionisti che sono stati costretti in passato ad emigrare per trovare un posto di lavoro, oggi possono ritrovare in Calabria un'opportunità seria di lavoro progettando per la propria terra il futuro. E il problema è quello, perché poi non è mezzi e progetti, perché i progetti ce li possiamo pure far fare, vuol dire, no? da chi li sa fare. Il discorso è che ci mancano gli uomini, nel senso che i ragazzi vanno via. E questo è il punto. Possiamo parlare. Si spopolano. Possiamo parlare quanto vogliamo. E quindi, che ha una certa età, che interesse può avere, insomma, andare lì a coltivare, a fare. Il problema è proprio questo: chi oggi abbandona questa terra per andare a studiare, poi trova immediatamente le opportunità di lavoro al nord. Qui non ci torna. Sono le aziende stesse. Non ci torna più. Qui oggi ormai anche il reddito di cittadinanza, che andrebbe assolutamente rivisto, è stato uno dei drammi della Calabria, perché oggi famiglie intere che percepiscono migliaia e migliaia di euro di reddito di cittadinanza a tutto pensano tranne che a instradare un figlio alla ricerca. E non soltanto di un lavoro, italiani, pare che anche la Romania sia abbastanza appetito. Ci sono i furbetti del reddito di cittadinanza, purtroppo sono arrivati anche in Romania. Sì. Con la compiacenza di qualche patronato, di qualche caffè, eccetera, purtroppo. Però pare sotto pressione, pare che sia sotto minaccia. Sì, assolutamente. Vabbè, ma comunque lasciamo questo argomento, insomma. Su questo la Guardia di Finanza sta facendo un ottimo lavoro. Assolutamente. E avrai i suoi risultati questa operazione. Dunque, sono stati, Siderno, sì, sono stati rinnovati però diversi consigli comunali, anche qui dalle nostre parti. E con questi primi cittadini cosa devono fare? Voglio dire, insomma, li abbiamo visti, li abbiamo sentiti anche qua a Telemia, animati da tanta passione, no? Da tanto amor patrio, belle idee. Ma poi spesso si tratta di gente che magari non ha un'enorme esperienza, o non ha esperienza, soprattutto i consiglieri, o hanno poca esperienza, o esperienza per nulla, perché per fortuna si trovano pure loro, voglio dire, a dare il proprio contributo anche per la prima volta, ben vengano, ecco, queste nuove risorse, questi nuovi volti. Però quanto è difficile fare l'amministratore, lei gliel'ha fatto. Guarda, e cosa consiglia loro? Pino, a sindaci, a navigate e non navigate? Io guardo con grandissimo entusiasmo l'accesso. Quanto è difficile fare l'amministratore dalle nostre parti? È molto difficile, soprattutto io voglio fare l'esempio sempre della comunità di Siderno, che ha le esigenze di una grande città e i limiti del piccolo comune. Quindi non solo, una macchina burocratica sottodimensionata, cioè il comune di Siderno oggi dovrebbe avere 140 operai, ne ha 60. Quindi come può un'amministrazione essere efficace se non ha prima le risorse e poi gli strumenti per attuarle? Mezzi uomini, anche qui. Il problema è questo. Benvengano i giovani, che comunque sono muniti di quell'entusiasmo che serve per gettare il cuore oltre l'ostacolo. Però il cambio generazionale. Però è durissima. Altro discorso da fare, che vorrei fare per i sindaci della Logri, dell'Associazione dei Sindaci, e che dovrebbe essere arrivata l'ora di fare un po' di ragionare un po' di squadra, no? Perché credo che negli anni scorsi io ho assistito ad atteggiamenti che tutto erano tranne che un atteggiamento che mirava allo sviluppo della Locri, nel comprensorio, ma più che altro a delle piccole prebende da dare al
a quello o a quell'altro comune. Così non si va avanti, così l'unità dei sindaci serve a poco e credo che comunque oggi bisogna ritrovare l'unità e giocare di squadra. Siamo andati avanti, poi abbiamo preso altre argomentazioni, siamo partiti dagli atti intimidatori, quello è l'argomento precipuo di questa sera con Antonio Commiso, già amministratore a Siderno. Ecco, per rifarmi un po', per tornare a questo argomento, per fare un assist, ecco, per tornare e occuparci appunto del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di ieri, adesso andremo a sentire un po' le interviste, quindi emergono insomma proposte nuove eccetera eccetera, sentiremo appunto chi è stato intervistato dai nostri inviati. Ecco, ma va bene i mezzi, va bene, va malissimo, insomma, i mezzi, eccetera, eccetera, però l'attacco alle persone, ecco, Catalano, una persona retta, socialmente attivissima, perché ha demeritato quello che gli è successo? Per tornare a quegli argomenti. Guarda, io conosco Mimmo Catalano, che saluto da qui, e conosco anche il figlio Cosimo, sono delle persone squisite, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista professionale. Cioè io lo sgomento è davvero... È tristissimo tutto, però quando si attaccano le persone... Assolutamente. L'attacco diretto è ancora peggio. Mette rabbia, e la comunità, secondo me la comunità di Siderno è stata capace ed è capace di reagire anche a queste bassezze che si compiono contro le persone. Andiamo al servizio che abbiamo dato oggi sul Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che c'è stato ieri a Siderno. Servizio. Dopo i due attentati incendiari che hanno colpito due automezzi del comune di Siderno nella scorsa notte, il prefetto di Reggio Calabria ha convocato per ieri pomeriggio un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto proprio nel comune di Siderno, con la partecipazione dei sindaci della Locride e di tutte le forze dell'ordine, al fine di disporre un rafforzamento dei dispositivi di controllo del territorio. Che ogni giorno affrontiamo delle emergenze proprio qui nella Locride. Tanto per dire, mi riferisco ai continui sbarchi di migranti, quindi non è questo il punto. È chiaro che ci stanno dei farabutti, dei delinquenti che pensano di poter fare questo in un comune, di poter fare questo nei confronti più che di un ente, direi nei confronti della cittadinanza. Nel momento in cui si colpiscono dei mezzi comunali, si fa un danno a migliaia e migliaia di altre persone, quindi questo è un gesto veramente spregevole nei confronti della collettività. Non è il comune che viene colpito in quanto ente, ma è una collettività che viene colpita, perché quei mezzi erano destinati al servizio pubblico, quindi al servizio di tutti. Ed è quindi responsabilità di ciascuno e di tutti reagire. In che modo? Semplicemente, come dico sempre, facendo ciascuno il proprio dovere, né più né meno. Non si richiede nessuna forma di eroismo, non si richiede niente di straordinario, se non fare semplicemente il proprio dovere. E il Comune, in quanto ente, reagisce bene, efficacemente, lavorando e facendo pienamente il proprio dovere, senza nessuna forma di favoritismo, senza nessuna forma di cedevolezza nei confronti di determinate cose. Si tratta di fare bene ciò che si deve. Questa è la prima risposta che dà l'ente. A noi spetta far sì che si crei una cornice adeguata per tutelare questo territorio. Quindi noi innanzitutto abbiamo voluto fare noi qui col sindaco e con i sindaci dell'Associazione dei Comuni della Locride, perché innanzitutto lo ritengo doveroso, perché il terzo episodio che colpisce un'amministrazione che si è appena insediata, e quindi è necessario farlo qui. Secondo, perché è necessario che si sappia che noi come forze dello Stato ci siamo. Siamo vicino all'amministrazione e intendiamo restarci, per cui vedrete un rafforzamento del controllo del territorio con forze adeguate, e questa presenza già di per sé sarà un buon deterrente. In secondo luogo, ovviamente sono in corso attività di indagine sulle quali non possiamo dire niente, ma ci auguriamo che abbiano il loro effetto.
terzo luogo, il fatto di far venire una rappresentante dei sindaci dell'Ocride vale a testimoniare, sotto un altro aspetto, che anche le altre amministrazioni sono vicine all'amministrazione comunale di Siderno e noi a nostra volta intendiamo essere vicini alle altre amministrazioni. A queste situazioni si risponde mantenendosi compatti, uniti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e fare in maniera tale che si avverta questa compattezza. Io, come dico sempre, penso che questi signori sono comunque una minoranza che ha fatto tanto male in passato a questo territorio e ne continua a fare. E il nostro compito è quello di metterli in condizione di non nuocere, il che non vuol dire che dall'oggi al domani la situazione migliorerà o cambierà radicalmente. Ma vuol dire però che ci sono abbiamo forze dell'ordine la cui professionalità è ben nota, l'abbiamo visto in tante occasioni, sono all'opera, lo vedrete sia sul territorio e poi ci stanno anche altre parti non visibili ma che sono altrettanto importanti. Ed è proprio lo stesso ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ieri ha espresso la propria sentita vicinanza al sindaco di Siderno, all'amministrazione comunale e all'intera comunità locale per i vili atti intimidatori registrati dopo l'insediamento del nuovo consiglio comunale e la conseguente cessazione della gestione commissariale per infiltrazioni della criminalità organizzata. La solidarietà alla sindaca Maria Teresa Fragomeni è arrivata da tutto il mondo politico ed istituzionale. Dice la Fragomeni: terremo duro, lo Stato ci è vicino. Sì, siamo già procedendo adesso, diciamo, le ultime attività di disbrigo pratiche, come si suol dire, perché ringraziamo il presidente Occhiuto che subito è intervenuto mettendo a disposizione due mezzi della protezione civile, ci verranno dati incomodato d'uso, già le forze dell'ordine, appunto così come diceva il questore, ci daranno proprio una mano concreta fino a quando non viene impiantato, verrà installato il nuovo l'impianto di sorveglianza all'interno della città, e quindi per dare appunto una maggior presenza di controllo del territorio. Al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza hanno partecipato anche i sindaci locridei, rappresentati tra gli altri dal Presidente dell'Assemblea Caterina Belcastro. Beh, non soltanto una vicinanza e la solidarietà a Maria Teresa Fragomeni che c'è stata fin da subito da parte di tutta l'Assemblea dei Sindaci della Locride, ma una ferma presa di posizione di condanna verso questi vili atti che sono stati perpetrati ai danni di una comunità intera, quindi della città di Siderno tutta. Il prefetto, come sempre, è stato molto sensibile, molto attento a questa problematica, a questa dinamica. Già nei giorni scorsi aveva manifestato la sua volontà di venire a Siderno per incontrare il sindaco di Siderno insieme all'Assemblea dei Sindaci della Locride. Purtroppo gli eventi hanno fatto sì che la sua presenza qui fosse anticipata, perché appunto questa notte due mezzi del parco auto del comune di Siderno sono stati incendiati e quindi questo ha fatto sì che il prefetto fosse qui con noi al comune di Siderno insieme alle forze dell'ordine, quindi per un comitato ordine e sicurezza qui proprio nella Locride. Abbiamo fin da subito espresso la nostra vicinanza e la ferma condanna per questi atti ignobili e come Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, sentiti i sindaci, ho indetto per mercoledì alle 16:30 proprio qui davanti al comune di Siderno una manifestazione insieme a tutti i sindaci della Locride e ai presidenti delle altre aree, presidenti dei sindaci delle altre aree della città metropolitana, appunto per manifestare la nostra contrarietà a questi atti ignobili, a questi atti vili che vengono perpetrati ai danni di comunità intere e appunto esprimiamo una condanna, perché appunto la Locride non merita assolutamente questo. Noi non arretriamo di un passo. Ecco, già questa manifestazione di sabato, anche questa manifestazione di sabato potrebbe essere un bel colpo, ecco, in tutta reazione. Ascolti, io ho già ascoltato, adesso ho riascoltato, lei non so se è la prima volta che li sente, quante pieghe, mi pare che si possono sposare appieno le tesi, insomma. Assolutamente, io sposo interamente le dichiarazioni del prefetto, credo che
ogni singolo cittadino siderese debba, non solo siderese, ma credo che non sia venuto a dirci che insomma metterà i militari sotto ogni semaforo, assolutamente, eccetera, eccetera. credo che ha detto delle cose sensate. Intanto c'è bisogno che la comunità si risvegli. Comunque ci servono delle attrezzature, parlava di videosorveglianza per monitorare gli spostamenti, perché non è possibile che nel cuore della notte qualcuno possa fare quello che ha fatto, entrando all'interno di una struttura pubblica come lo stadio comunale, indisturbato, senza che nessuno si accorga di nulla. Quindi questo è un segnale che deve andare in discontinuità con quelle che dovranno essere le iniziative da promuovere, partendo dalla anche questa nuova amministrazione civica. Ma assolutamente, ma io si colgono segnali di unità che arrivano da tante parti, il gesto del presento chiudo che regala le due auto, l'iniziativa delle minoranze del Consiglio Comunale che chiede con forza di indire un Consiglio Comunale con la presenza del prefetto a discutere proprio di quello che è successo. Certo. Quindi una sensibilità che arriva anche dalla minoranza consigliare, moltissime associazioni che invitano all'adesione della manifestazione di sabato, quindi c'è una popolazione che si sta risvegliando e che si è risvegliata e che non consentirà sicuramente a qualche… E che ovviamente è stata sempre sveglia, però insomma… Assolutamente. Messa in disparte. Vabbè, cambiamo argomento, ma no, prima di cambiare argomento, perché volevo passare agli argomenti belli, no? Perché ci siamo tanto rattristiti, poi vedendo queste immagini, sentendo insomma certi commenti di quella che è la situazione, vabbè, poi cambieremo repentinamente argomento. Ma prima, ecco, a proposito di unione, lo stesso prefetto, ma questo è un altro tipo di compattezza che deve esserci, perché poi c'è questo aspetto cronico a Siderno dove c'è stata tanta divisione tra insomma la Marina e le contrade. Tante contrade, anche interne, però nuclei abitativi importanti, ad alta densità anche abitativa, con tutta una serie di problemi. Ognuna di queste contrade ha enormi problemi, che è difficile da risolvere perché poi, torniamo sempre lì, è sempre una questione di mezzi uomini. Guarda Pino, intanto Siderno come poi si creano le polemiche politiche, sì, no, ma la conformazione proprio della città di Siderno è composta da un centro urbano e da tantissime mega contrade che sono dei satelliti. Diciamo che si è lavorato tantissimo, le varie amministrazioni che sono succedute, si è lavorato tantissimo per cercare di conurbare queste realtà. Penso a moltissime strutture create proprio per avvicinare le campagne al centro cittadino. Bisogna lavorare ancora un po' con quelle che è la mentalità, anche perché molte contrade oggi sono usate solo come dei dormitori, quindi bisogna creare delle specificità, cioè ogni contrada deve essere un elemento che accresce tutto il mosaico. La risorsa locale. Assolutamente. E che si è integrata questa risorsa. E ti assicuro, Pino, che Siderno, parlo di Siderno Superiore, di Donisi, di Mirto, è presente una grandissima componente associativa che sta facendo un buonissimo lavoro. E credo sia oltre al ruolo della Chiesa, guarda, la Chiesa di Mirto Donisi sta facendo un ruolo incredibile dal punto di vista della conurbazione. Anche culturale, un grande merito va al caro Don Marius che sta facendo un lavoro egregio e credo sia comunque il ruolo che appartiene alle associazioni, ma soprattutto a noi cittadini sidernesi, quello di unire le contrade. Sì, recentemente addirittura, che se da un lato era una cosa positiva, dall'altra parte ci faceva un po' anche riflettere, perché nascevano questi comitati anche politici, no? Assolutamente, le contrade. Assolutamente. No, oggi, questo, insomma, oggi credo che a livello politico ci sia quel solco, insomma, quella spaccatura. Ci sia, no, oggi a livello politico c'è una conurbazione, perché perfetto. Ogni contrada, lo dicono anche i flussi elettorali, rispecchia quello che è il grado di preferenza politica, che comunque rispecchia anche il centro, quindi c'è una conurbazione politica. Perfetto, oggi solo strutturalmente e culturalmente bisogna allacciare le contrade al centro storico per creare un unico grande centro che deve essere Siderno. Parliamo
degli argomenti belli che ci eravamo prefissi, partendo però da un argomento brutto. Sì. Senso, ieri sera abbiamo visto. Che fine ha fatto quella bellina nazionale dell'europeo? Guarda, qualcuno dice facendo anche una battuta, che anche la Grecia vinse un europeo, quindi l'abbiamo vinto anche pure lei, l'ho già sentita questa storia. Anche la Grecia vinse un europeo. Forse siamo stati sopravvalutati, ma credo che ieri forse neanche vincere 1-0 ci bastava, quindi ieri era un'impresa davvero difficile, vanificata da quello che è stato l'incontro, lo scontro diretto con la Svizzera, con quel rigore sbagliato da parte di Giorginio. Avrebbe fatto meglio la nazionale di Ventura. Ma credo di sì. Va bene. Credo sì. Senta, ma a proposito di calcio, ecco, il Siderno, sembra che voglia fare le cose in grande, no? Quella società storica ovviamente, poi parliamo della sua. Il Siderno, fasti di un tempo. Il Siderno, grazie all'impegno degli ultra e di qualche altro uomo pieno di entusiasmo, stanno cercando di mettere su una squadra con persone del territorio, con sidernesi che per anni hanno abbandonato il proprio comune per andare a giocare altrove, oggi si stanno ritrovando. Certo è ancora presto, però già stanno facendo molto bene, stanno risalendo la classifica, sì. Bella vittoria per 3-1 a Bova, e quindi l'augurio è che da qui a qualche anno si possa costruire qualcosa, e molto sarà legato a quello che è il motore della crescita calcistica di un territorio, che sono le scuole calcio. Ora ne parliamo, dalla fortuna del ripescaggio, anche la sfortuna di trovarsi in un girone che storicamente, io non so adesso, non conosco poi la storia, quella antica, no? Sì, ma però credo che sia questo uno dei gironi più difficili storicamente. Tutta una serie di nobili decadute. Delia, Palmi, Torio Nova. Sì, ma infatti ci sono tre o quattro squadre che puntano a vincere il campionato direttamente. Sì. Qualcuna a punteggio pieno, se non sbaglio. La Deliese ad esempio, sì. A punteggio pieno, che è una bellissima squadra. Vabbè, chi vivrà vedrà, poi vedremo. Chi vuole comunque risalire la china troverà poi il modo per farlo. Vedremo. Ma attenzione, perché c'è la squadra, ma c'è anche, qui torniamo al discorso però parliamo per altri aspetti, dello stadio, che si assinghiozza in qualche maniera, si presenta funzionale qua e là, però insomma non riesce a esprimere tutto il proprio potenziale, e deve farlo anche però in relazione al discorso che, diciamo così, è l'unica sede idonea per poter svolgere altri tipi di discipline a tutto quanto circondario. Guarda Pino, le strutture riabilitare quella pista di atletica che è l'unica. Le strutture sportive rappresentano per una comunità come Siderno un elemento di crescita culturale e sportivo su più fronti, oltre al calcio anche l'atletica leggera e qualsiasi altro sport. Quindi oggi chi amministra ha un compito delicato e importante, cioè quello di trovare figure intanto per la gestione di un impianto che è stato chiuso per tanto tempo, sì. E quindi ci sarà anche la possibilità di riavere altri impianti, penso allo stadio di Mirto, che potrebbe un po' dare fiato allo stadio centrale di Siderno. Mi auguro che comunque attraverso anche i finanziamenti del credito sportivo si possano avere risorse per dare spazio a questi impianti e farli funzionare al meglio per il bene delle tantissime società. In questo momento la società ha bisogno di tanti segnali, e credo che con lo sport insomma si possono avere quei segnali di riabilitazione importantissimi e fondamentali. Poi l'utenza, ripeto, non è quella solo sidernese, ma è ancora più ampia, riguarda tutta quanta la zona. E poi a proposito di segnali, abbiamo bisogno anche di segnali sotto l'aspetto anche di avere quei grandi appuntamenti, no? Anche nazionali dalle nostre parti. E Siderno era una delle poche, adesso c'è l'Ocri, però insomma adesso che è finito sotto un certo aspetto l'impedenza Covid, si può pensare insomma a ridare, a rigenerare la gente con quei grandi eventi, non soltanto dal calcio. Ma i grandi eventi si possono organizzare, c'è solo l'Ocri però disponibile. Sì, i grandi eventi si possono organizzare se nel territorio l'Ocri, Siderno, Marina di Gioiosa, Roccella ci saranno impianti adeguati
per accogliere questi, questi eventi. Quindi poi tutta la filiera anche del turismo sportivo, no? Potrebbe essere irrorata da manifestazioni a caratura nazionale, con la presenza delle TV nazionali. Mi viene da pensare anche, ha vissuto anche da amministratore e sa quanto me, da cronista, pure io mi sono occupato di quante e quali occasioni abbiamo perse anche per un'inerzia, nel senso così, che poi ci mancava sempre quel piccolo, quel poco per poter avere dei grandi eventi, quelle grandi kermesse sportive soprattutto, quei grandi impegni nazionali e internazionali che questa terra poteva offrire meglio di ogni altra per quanto riguarda il clima, eccetera, eccetera. Poi magari però mancava dove poter sistemare gli atleti, l'albergo, esatto. Magari c'era l'impianto sportivo ma mancava l'albergo, poi c'è l'albergo e manca insomma ci siamo persi di occasione, ne abbiamo persi di occasione anche in questo recente passato. Invece la sua squadra come va? Questi Bavala come vanno? Allora, guarda, mi cogli preparato perché proprio giovedì prossimo presenteremo la squadra per la nuova stagione sportiva, stagione 2021-2022. Oggi posso dire chiaramente che siamo oltre 40 tesserati, quindi parliamo di prima squadra. Prima squadra, oltre 40 tesserati. Perché poi voglio andare subito a parlare dei ragazzi, perché poi è lì insomma che campionato amatori che mi appassiono. Ci si fa sempre più via, che abbiamo cercato di mettere delle nuove pedine più fresche, posso dirlo chiaramente, oggi il colpo del mercato va al capitano, ex capitano Carabette del Sederno, che giocherà, sarà dei nostri insieme a tantissimi altri ragazzi bolognino, telli, che hanno giocato. Non so come sarà la ripartenza perché si viene a due anni terribili, ma negli ultimi anni stavamo registrando che in questi campionati amatori c'era più gente di quando giocava la prima squadra, perché poi i Carabetta che vedi adesso degli amatori non li vedi nella prima squadra, ci sono dei ragazzini, insomma, gente, insomma. Ci sono state occasioni di vedere quei grandi campioni del tempo. Ci sono state occasioni di amichevoli contro squadre di prima categoria che vincevamo noi. Quindi qualche anno con tanta partecipazione. Qualche anno fa, quindi. E invece i ragazzi intanto reduce da un... Che è un discorso molto più serio, perché è un discorso sociale, perché i ragazzi hanno subito un trauma incredibile, cioè questi non calciano palloni da tempo. Ma infatti quando si è presentata l'occasione di questo torneo a Catanzaro presso il Centro Federale, dove erano coinvolte società dell'Atalanta, cioè c'è stata una puntata dedicata proprio a quella, noi abbiamo colto al volo formando una delegazione di Vavalaci Junior, di ragazzi che hanno dato spettacolo, e da lì l'idea di creare questo con squadre navigate, no? Assolutamente, parliamo di Atalanta, Genova, Brindisi, esatto. Cioè le squadre davvero che lavorano, la regina, il Catanzaro, e da tempo pure, assolutamente, no? Eppure selezionati, noi abbiamo presi così loro, eppure quegli sprovveduti tra virgolette, Vavalaci, ci siamo fatti rispettare, onore, sì, ci siamo fatti rispettare. Ottavio quarti, sì tra i primi quattro, Sì, vabbè. Comunque insomma è stato un buon risultato è da ripetere sicuramente. E quindi c'è la presentazione della squadra quando, vi diceva? Giovedì prossimo della prima squadra, quella amatore, quindi staranno anche quegli amatori. Ci sarà la presenza anche del responsabile della Lega, Carmine Barbaro, ci sarà la stampa, sarà una cosa fatta in grande, anche perché saremo con le famiglie, ormai questo Vavalaci è un presidio permanente, una grandissima famiglia che dà un contributo alla città a livello sportivo e non. Perfetto, speriamo quindi che il Siena possa tornare, Siena, quell'altra società, ma la sua ovviamente anche squadra, che ovviamente ha fede per questi colori, i biancazzurri, possa tornare ai fasti di un tempo. Quindi campo, e qui insomma ci rivolgiamo all'amministrazione comunale, a questi appassionati ultra, ma speriamo che insomma, perché poi io ieri sera avevo ospite Pulimeni della Gioiese, sì, eppure era una fase di ripartenza, sì. E sono delle città importanti, no? Gioia mi consenta più di Siderno, assolutamente, c'è il porto, c'è la realtà insomma commerciale, anche Siderno insomma storicamente una città commerciale, adesso di meno, eccetera, eccetera, però
se tutti quanti si convergono verso un unico obiettivo, si possono fare le cose veramente, veramente bene, perché qui c'è bisogno. Guarda, mai come oggi. Abbiamo visto la D che cosa mai, comporta. Mai come oggi. Ma si pensa anche ad una C. Assolutamente, ma mai come oggi il concetto di squadra, sì, proprio a livello calcio, tu hai giocato a calcio, sai cosa, sì, significa. Sì. È da applicare in tutti gli ambiti della vita sociale e politica di un territorio. Quando per un attimo si abbandona il concetto di squadra e si pensa solo al singolo, si fa il male di questa terra, e quindi noi dobbiamo ripartire proprio con questo concetto, lavorare come se fosse una squadra, certo, una squadra di calcio, uno spogliatoio, sì, quindi questo deve essere l'atteggiamento che secondo me dovrà contagiare tutti, amministratori, associazioni, chiaro, tutti. Chiaro, Comiso, abbiamo parlato di pochi argomenti, altri ne ho previsti, però il tempo insomma è quasi finito, però un aspetto insomma lo vorrei ancora trattare con lei, perché siamo all'indomani del primo consiglio anche regionale, e anche qui, come tante erano attese insomma per il nuovo consiglio insomma della nuova giunta fatta in casa a Siderno, credo che anche qui insomma c'era molta attesa, poi tutto quanto si è allungato per via del Covid, questa amministrazione per lì è durata più di quanto doveva esserci, eccetera eccetera. Ecco, qui adesso cos'è che si rischia di fare un po' confusione in questa ripartenza, perché sono tanti e tali le cose insomma da aggiustare, da dove partirebbe, quali consigli, su che cosa si appellerebbe? Guarda, ti assicuro che non è stato facile in questo ultimo anno e mezzo, soprattutto per la dipartita dell'onorevole Santelli, e quindi sono stati momenti difficili. Occhiuto ha iniziato secondo me benissimo, soprattutto con la sanità. Sanità. Quindi io credo che lui avrà le capacità per dare una scossa e ristrutturare la Calabria. Questo territorio ha ottimi rappresentanti, peccato solo due, perché c'è questo ragazzo Cirillo di Colonia e Giacomo, che è stato riconfermato, sì. Giacomo, persona assolutamente valida, che potrà secondo me dare tantissimo a questo territorio. Andranno i consiglieri regionali pungolati dai territori della Locride, dai sindaci, per fare il meglio per questo territorio. La Locride è quella che secondo me è più indietro rispetto alle altre città. Si è parlato un giorno di buon lavoro con quelle parole. Allora, neo governatore, io mi auguro che a iniziare dal problema della sanità si inizi davvero a dare una svolta a questa regione, perché la sanità e il lavoro sono i problemi più importanti, perché la sanità è davvero il grado che si percepisce in una comunità. È in terapia intensiva. Assolutamente. Sì. Messa molto, molto male, sì, molto male. Usiamo insomma questa ennesima battuta, ma sarà l'ultima, perché veramente non abbiamo più tempo per sviluppare altri argomenti. Ringrazio Antonio Comiso per questa bella chiacchierata. Grazie a te. E conservo appunto questa promessa di venire a trovarci sempre, di tanto in tanto per parlare tutto tondo di Siderno e di centri vicini. Grazie Antonio Comiso, grazie a voi, a domani per un altro 60 News. Il countdown è finito. Eccovi le ultime novità della collezione autunno-inverno. Rita Severin Abbigliamento veste anche d'inverno, l'uomo e la donna. I nostri brand storici ti accompagnano in tutto il percorso della vita e ti vestono da sempre con novità straordinarie. Casual, elegante, cerimonia. Rita Severin Abbigliamento veste tutti. I nostri locali, perfettamente sanificati, vi aspettano in via Tenente Carella a Roccella Ionica. Rita Severino Abbigliamento, storicamente unici. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL.
L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.